Considerando il tipo di viaggio. E in che senso non ci costa praticamente niente? Oh ragazzi, non cominciamo a rompere adesso, Joy, Joy, è o non è una bella sorpresa? È una sorpresa fantastica! Oltretutto, pensandoci bene, questo è anche un periodo in cui io potrei chiudere un po' l'atelier. Mm-hmm. Quanto si starebbe via? 20 giorni! No, scusate, ma state scherzando. Guardate che io e Chris stiamo lavorando a un caso importantissimo. 20 giorni sono fuori discussione. Soprattutto di che cifra stiamo parlando, ragazzi? Che si può fare? Andiamo a preparare le valigie! Ma che preparare le valigie, amore? Amore! Chris, tranquillo. Vedrai che si tratta di un fuoco di paglia. Vedrai che non se ne fa niente. Brindisi al nostro viaggio! Sì, sì. Ragazzi, io ero stufa di organizzare i viaggi e di non partire mai. Allora sai che c'è? Mi sono detta, stavolta partiamo noi! Ecco, amica, mi hai fatto no bene benissimo. E poi basta, basta, dobbiamo smetterla di dire le cose e non farle mai. Brava e basta, oh, tu! Oh. Sì, sì, vabbè, è brava, certo. E ammesso anche che io e Chris riusciamo a liberarci dal lavoro. Si potrebbe sapere dove andiamo? E magari quanto costa, ma non lo so. Ragazzi, tenetevi forte. Si va in Dankaglia! In? Danché? In Dankaglia! Allora, praticamente la Dankaglia è situata al nord dell'Etiopia e la capitale è Addis Abeba. Ma una cosa fantastica che c'è in questo periodo in Dankaglia sono i matrimoni dei Bororo. E bisogna andarci, ragazzi, perché praticamente c'è un'esplosione di colori, di danze, di balli. Andiamo lì! Bravo, Max! Scusa, ma tu che cavolo ne sai? E sto tutto il giorno davanti alla televisione, tu vedrai. Oddio, come sono eccitata! Tra due giorni si parte per la Dankaglia, non ci posso credere! Nemmeno io. Eccitato anche tu, vero? Ti vedo che sei tutta in fibrillazione, amore. Speriamo non sia un infarto. Ma va con l'infarto. Senti, più che altro io vorrei capire quanto andremo a spendere. No, no. Non cominciare a fare il pulciare perché questa volta non te lo permetto, ok? Questo è il viaggio dei nostri sogni. Cosa dici? Che fino a 10 minuti fa non sapevi neanche che esistesse la Dankaglia. Ma cosa c'entra? Ma chi se ne frega, Dankaglia, Formentera? L'importante è stare sdraiati su quelle spiagge meravigliose con il sole rovente e solo la salsedine addosso. Solo la salsedine addosso, eh? Solo. Viva la Dankaglia! Dai, che si parte? Beh, controllo bagagli! Allora, come sapete, si può portare solo un bagaglio a testa perché la maggior parte del viaggio la passeremo in piccole e scomodissime jeep. Ma in piccole e scomodissime jeep? Non se ne era mai parlato, scusa. Vediamo un po' che ha portato Joy. Ah, e qua iniziamo subito male. Vestito elegante. Via. Male. Scarpe con tacco. No, secondo te la sera che cosa dovrei mettere? Tesoro, non credo che ti servirà un tacco 12 per dormire in tenda nel deserto. Come via. Come nel deserto? Non ci sono gli scarponcini da trekking. Ragazzi, quando non saremo in jeep, faremo delle lunghissime camminate in mezzo alla giungla. Sì, certo, come no. Costumino e ciabattine, addirittura.
Via. E cosa dovrei mettere in spiaggia, Benny? Non esistono spiagge in Dancaglia. No, non ho mai detto che ci fossero spiagge. Solo deserto e giungla sterminata. Quindi niente palme. Quindi niente salsedine. A chi tocca? Beh, vediamo un po' cosa ha portato questo. Ecco questo. Cosa vorresti fare? Non lo so, ci scaldo l'acqua della pasta la sera. Ragazzi, mi ho già detto che bisogna portare lo stretto necessario. No, no, ma per me è necessario, se non mi asciugo i capelli mi si blocca la cervicale. Ma da quando in qua un vero esploratore usa il phon? L'unico phon che c'è nel deserto è il vento caldo che soffia da est. Chiedo bene. A parte che soffia da ovest e poi la sera sparisce, ed è proprio per quello che si raggiungono anche 15 gradi sotto lo zero nel deserto la notte. Gradi sotto zero. E noi come faremmo a dormire di notte nella tenda con questo freddo? Ma amore, dormiamo vestiti così la mattina siamo già tutti pronti per partire. Vabbè, per fortuna io sono rientrato almeno nei 10 kg descritti dalla procedura. Il mio bagaglio è perfetto. Sì, il peso è perfetto, ma questo resta qua, amore. Noi abbiamo fatto di meglio. Qua c'è tutta la nostra roba e così andremo come i veri, le vere coppie di viaggiatori. Ma come? Ma tutta la nostra roba dentro un bagaglio così piccolo? Eccolo, il bagaglio perfetto! Ta-da! Max, bravissimo! Sono impressionata! Peccato che tu non venga. Come io non vengo? E io non vieni, Max? Ma scusa, perché Chris non gliel'avevi detto che non sarebbe venuto? Ma perché dovevo dirglielo io, scusate? Perché sei il cugino e la logica dice che glielo devi dire tu. Ma sì, ho capito, guarda che cosa veniva a fare con... E poi sicuramente non può permettersi un viaggio di questo tipo. Tra l'altro, ma si può sapere quanto cavolo costa sto viaggio? Sì, mi servirebbe sapere l'intero ammontare del viaggio, giusto per sapere cosa prelevare. Certo. Ah, bene. Benissimo. E giusto per curiosità, in caso uno avesse un problema per annullare il biglietto, quanto costa? Ah, perfetto. Perfetto, grazie mille, gentilissimo. Allora, che ti ha detto? Com'è andata? Beh, non costa neanche tanto. Ah, meno male. 6.000 euro. 6.000 euro? A coppia! A testa! Ma come faccio io? Appena pagato il mutuo avrà sul conto 500 euro al massimo! Io non ho neanche quelle! Bene, questa volta voglio vedere come farete a cavarvela, sai? Ce l'ho. Max, vieni qua. E Max! L'ha chiamato! Prendi il telefono, quando rientrano le ragazze tu vai sul terrazzo, mi fai una finta chiamata dicendo di essere il direttore di banca e mi dici che ho il conto in rosso. Tu, domani mattina, mi mandi una mail fingendoti la finanza dicendo che faranno una retata in ufficio. La stessa cosa faccio io e domani mattina lui ti chiamerà fingendo di essere. No, io questa volta non vi aiuterò per niente al mondo. Cosa devo fare? Vai sul terrazzo e fai la finta telefonata, però devi aspettare che arrivino le ragazze. Sì. Allora, questo è il testo della finta mail della finanza. Vai. In seguito ad alcuni controlli che abbiamo effettuato sul vostro studio legale, ci risulta... Amore! Eccoci! Ho comprato un sacco di cose bellissime. Innanzitutto gli scarponcini e poi due cappelli di Indiana Jones per me e per te. Sei contento? Ragazzi, e le buone notizie non sono finite. Vi ricordate che per andare all'aeroporto dovevamo cambiare 3 pullman? Ebbene, non più! Ci dà un passaggio un mio amico olandese che passa a prenderci tra... 10 minuti, quindi valigia! No, aspetta! Allora buon viaggio, buona fortuna e tanti auguri! Yeah!
Amore, tu sei proprio sicura che non ci siamo persi, vero? Ma certo! Secondo i miei calcoli, l'accampamento nomadi è a nord e noi stiamo seguendo il nord. Ok. Ma essendo nomadi, non è che magari si sono spostati? Come dici? No, non è possibile, non ci abbiamo pensato no, a questo! No, assolutamente no! Comunque, ragazzi, io mi sto iniziando ad innervosire perché c'ho un gran male ai piedi. Questi scarponcini nuovi mi fanno venire caldi. Ah, quanto vi lamentate! Ma godetevi questo spettacolo, la natura, il tramonto tropicale! Ecco, a proposito di tramonto, non credi che sarebbe meglio accamparci prima che ci colga, come dire, l'oscurità? E con cosa ci accampiamo? Ci hanno fregato tutti i bagagli. Normale che ci hanno fregato tutti i bagagli. Questa qua ha organizzato un viaggio da schifo in un posto che fa schifo! Questa qua chi? Tu! Calmi, fa schifo sto viaggio, è vero, ha ragione, ma Giorgio! No, calmi ragazzi, ma per sono un deficiente, okay, può venire schifo, anche avere ragione, schifo, ma adesso non esageriamo troppo. Perché io volevo stare come ti permetti? Ma dove volevi andare? Ma scusa, ma magari Formentera, e abbia speso anche 12.000 euro! 12.000 euro! Adesso sono scemo, prima ero un bugiardo, adesso sono scemo! Ma magari Emiliano Marittima! Basta! Ragazzi, pensiamo alle cose serie. Facciamoci un selfie da postare. Brava, già. Ma selfie, dai. Ma che selfie, ragazzi? Questo selfie, guarda qua. Ecco, un bel sorriso dalla Dancaglia. La vacanza perfetta.